come al solito non riesco mai a preparare le cose che dico, quindi magari risulto prolisso, perdonatemi, ma è d'obbligo, insomma, ad ogni tappa importante del proprio percorso, insomma, fare una breve relazione, insomma, un breve assunto di dove si è. Qui la tappa è anche importante, insomma, 30.000 iscritti superati oggi. E quindi grazie a tutti per esservi iscritti a questo canale e per dimostrare la vostra stima, il vostro apprezzamento. I like, insomma, il mi piace attribuiti al canale nella sua globalità sono il 95,8%, il che mi pare che sia una bella dimostrazione di apprezzamento, insomma, no? Se poi con orrore mi capita di vedere che di fronte a un'esecuzione splendida di Arturo Benedetti Michelangeli ci sono, che so io, 200 persone che mettono dislike, allora uno non capisce più niente su quali sono i parametri su cui ci si deve basare per valutare quello che si vede, quello che ci sta davanti. Non lo so. Evidentemente i gusti delle persone sono molto vari e magari non sono soltanto i gusti di mezzo, ci sono anche altri fattori che sono difficili da considerare, ma insomma evidentemente non è soltanto il gusto, ci sono dinamiche che si manifestano. Il canale però mi pare che funziona, insomma, no? Eravamo arrivati anche a un numero di iscrizioni notevole. Abbiamo toccato quasi o forse anche superato le 1.500 iscrizioni in un mese. Questo durante il lockdown, insomma, evidentemente la gente stava a casa e ascoltava di più. Adesso sono scese abbastanza in maniera importante, siamo scesi sotto i 1.000, intorno ai 900. Speriamo che magari la cosa non continui a scendere, perlomeno, insomma, no, perché mi fa piacere ovviamente se vi iscrivete al canale. Voi sapete, come ho già detto, che io non faccio nessuna manovra per collocare il canale, per creare iscritti, con gli scambi che si fanno, iscriviti che io mi iscrivo, oppure quelle cose che si fanno a pagamento per salire in graduatoria, per avere visibilità. Ecco, io non faccio niente di tutto questo, mi limito a fare, cioè a produrre quello che produco, quello che il canale vi offre, insomma, no? Racconti, storie fondamentalmente, a leggere storie, a cercare anche all'interno di queste storie quelle che sono più interessanti, quelle che mi piacciono anche di più, a volte anche a dire due parole su queste storie, ma in realtà non faccio altro, quindi tutto quello che il canale, diciamo, riceve in cambio, lo riceve sulla base di un lavoro che viene fatto, non sulla base di manovre, di scalate, di altre cose che vanno all'influenzamento. Ma lo dico perché anche stamattina vedevo un video, insomma, in cui il tema, anzi proprio il titolo del video, è come fare soldi con l'editoria. Ecco, già questo lo vedo un po' con orrore, no? Perché avvicinarsi all'editoria, oppure avvicinarsi alla scrittura, quindi avvicinarsi a qualcosa che ha a che fare con, non so, insomma, diciamo con l'arte in senso lato, ma insomma comunque con l'arte, con qualcosa che è un prodotto dello spirito, no? Avvicinarsi per fare soldi, diciamo che sia questo il motivo che porta all'altro, mi sembra triste, no? Mi sembra triste, anche se magari è la condizione, sia una certa condizione esistenziale, soprattutto dei giovani che devono cercare di guadagnarsi il pane nella vita, insomma. Però avvicinarsi per esempio alla scrittura, con l'idea di far soldi, e partendo da questo, mi sembra triste. È come se quando io mi sono avvicinato alla medicina avessi pensato di farlo per fare soldi, insomma, no?
Oppure se quando mi sono avvicinato al pianoforte, ho cominciato a studiare pianoforte, queste cose qua, e l'ho fatto per tanto tempo, ho speso tanti soldi per avere maestri, oppure per stare con un maestro che amavo anche poi, insomma, fondamentalmente, insomma, che mi dava molto. Però è come se l'avessi fatto con l'intenzione di fare soldi, invece non ho mai fatto soldi con la musica, ma diciamo il compenso non è stato quello economico, il compenso è stato un compenso che riguardava i valori, insomma, no? Il benessere dello spirito, insomma, ecco. Quindi questo approccio, secondo me, non porta a una qualità. E infatti l'impressione che ho, andando a spulciare anche tra alcune cose che vengono scritte al giorno d'oggi, insomma, è che ci sia uno scadere, insomma, uno scadere dei contenuti, una mancanza di... e anche uno scadere della capacità di scrittura, di una scrittura bella che tiene, insomma. Diciamo, sono poche le cose... E anche uno scadere in qualche modo del romanzo come forma, in parte anche del racconto, insomma, no? Cioè, la scrittura si va più orientando forse su altre forme, oppure su altre cose romanzate, ma che spesso hanno a che fare molto con la descrizione della propria vita personale, delle proprie cose, ma anche il modo di scrivere, lo stile, no? quello che si coglie da una bella scrittura, da una storia raccontata bene, da una storia che abbia i presupposti giusti, insomma, no? Che abbia il suo punto a culmine, insomma, no? In cui sa finire al momento giusto, in cui sa colpire quella determinata luce, ti sa illuminare in un certo momento, insomma, no? E ti fa sentire appagato di quello che leggi, insomma. Ecco, questo secondo me sta un po' mancando, e forse è che chi scrive ha l'esigenza di, forse di vendere, non so, forse immediatamente di raggiungere un certo successo, una certa visibilità, insomma, magari confonde la visibilità col successo, ma insomma tutto sta diventando più complicato, perché anche poi molti scrivono, la qualità di quello che si scrive diminuisce, e tutti comunque hanno, poi si pongono il problema come essere visti, come raggiungere una visibilità, e quindi come, di conseguenza, insomma, come vendere, no? Quindi si mettono in discussione, perché poi è facile fare l'equivalenza, l'equazione tra quanto si vende e quanto si vale, insomma, no? Mentre ho l'impressione che magari spesso valgano di più le cose che hanno meno valore rispetto a quelle, diciamo, perché si sa anche cogliere meno il valore delle cose, la bellezza, insomma, il gusto è cambiato, sta cambiando, quindi è più orientato su cose di facile consumo, di immediata comprensione, no? La difficoltà, il lavoro che serve per arrivare a capire cose che hanno una certa difficoltà, ma all'interno di questa difficoltà hanno anche la loro bellezza, sta diminuendo, man mano che è un processo progressivo, man mano che si abbassa il livello, si abbassa il gusto, e man mano che si abbassa il gusto, si abbassa il livello, perché poi c'è bisogno di andare incontro al gusto, ed è un meccanismo che scende. Per cui, insomma, tutto sommato, ecco, io sto cercando anche di fare un lavoro con i classici, che avvicini un po' anche al senso della bella scrittura, no? C'è una storia raccontata bene, insomma, qualcosa che... Nonostante questo, però, insomma, credo che chi scrive vada in qualche modo aiutato, e quindi se posso fare qualcosa per chi scrive, nel senso di leggere un brano, di un racconto, qualcosa che mi proponga, un genere... lo faccio, insomma, indipendentemente dal dare un giudizio su quello che mi viene proposto. Ecco, non chiedetemi, per favore, dei giudizi su quello che scrivete, perché poi io non sono un critico, quindi, insomma, posso dare dei giudizi molto parziali, molto,
molto limitati, non attendibili, insomma, non sono critico. Il gusto che mi sono fatto è quello che mi sono creato leggendo abbastanza, insomma, ho letto abbastanza di storie, anche ad alta voce, insomma, quindi è da lì, insomma, cioè che per me è un po' una cosa che sento, cioè, avverto quando c'è, appunto, c'è una luce, no? Che illumina il racconto, che illumina la storia, che illumina la scrittura, insomma, no? Ovviamente poi, anche se ci sono degli errori, anche questi si avvertono. A volte succede un fatto, secondo me, che certe storie che magari si leggono e hanno, per esempio, dei problemi a livello sintattico, così, una volta la lettura riesce un po' anche a correggere questi errori, riesce un po' a modificare, cioè riescono, insomma, forse si riesce un po' anche a migliorare la storia leggendola. Poi, non so, ho provato anche a postare qualcosa su Audible. È un qualcosa che, se un giovane autore un po' ti chiede, insomma, se gli leggi un libro, una volta che hai fatto la fatica di leggere il libro, siccome è possibile arrivare questo libro letto, insomma, è possibile poi postarlo gratuitamente, insomma, su Audible, gratuitamente, no, nel senso che poi si trattengono, ma insomma, non hai costi d'ingresso, perlomeno, e Audible, bene o male, è una piattaforma tanto grande dove arriva di tutto, insomma, quindi forse valeva la pena anche provare a vedere cosa succede, insomma, no? Nel momento in cui si sposti qualche libro su Audible. In realtà mi sono reso conto subito di cosa succede. L'impatto con la concorrenza si vede, insomma, no? Perché, come vi mostrerò, vi metterò un'immagine, uno screenshot che ho fatto, insomma, no? Il primo ingresso, la prima notte, prima ancora che ci fosse il tempo per ascoltare i libri che ho postato, insomma, questi libri avevano già fatto una stelletta di recensione, insomma, no? Quindi erano già recensiti con il minimo possibile, recensiti in modo tale da, come dire, da poter avere il minimo, insomma, nel senso che non è stata neanche data la stelletta che fa media con la qualità del libro letto, insomma, quindi evidentemente è un attacco al narratore, insomma, no? E fa pensare che, insomma, ci sia anche lì una concorrenza, cioè che il discorso di far soldi con l'editoria, che diventa un'editoria anche di tipo che riguarda anche gli audiolibri, insomma, no? Giochi anche lì, insomma, e diciamo ti blocchi appena, o ti trova appena entri, insomma, no? Ti dice già, fermati, insomma, no? Perché qua stai usurpando un posto che non è tuo, insomma. Non lo so, il primo impatto è ti verrebbe voglia di fare altrettanto, insomma, no? Di iscriverti e poi di ricambiare il favore, poi però ci pensi e dici no, non vale la pena, no, non è il caso. Però, insomma, sappiate che se vi rivolgete a me dal punto di vista di leggere un libro e poi postarlo su Audible, partite già svantaggiati, insomma, e vi rivolgete a un narratore che ha poca, cioè che è visto in maniera non tanto con simpatia, insomma, da almeno da qualcuno in Audible, magari sono pochi, sarà sempre lo stesso, c'è sempre uno, insomma, no, che ce l'ha con te a prescindere, sarà quello, saranno un paio, ma insomma c'è già questa cosa qua. Ma d'altronde anche lì è il primo impatto quello che conta, e quindi il primo impatto, per quello che riguarda il mio modo di leggere, di raccontare, insomma, evidentemente non è positivo, insomma, il mio impatto il primo impatto sconcerta. Infatti quelli che mi seguono qua spesso sono persone che hanno superato il primo impatto, come ho già detto altre volte, e che continuano a seguirmi perché poi, insomma, apprezzano le altre cose, insomma, che magari si possono trovare
apprezzabili in questo canale, forse qualcosa di apprezzabile c'è, insomma, andando a vedere, insomma, cos'è Audible, a parte che ho visto che ci sono recensioni non tanto positive neanche su Audible, insomma, credo che raggiunge le 2 stellette e mezza la piattaforma in generale, insomma, ci sono tante critiche che si fanno alla piattaforma stessa, una di queste è anche il costo che diventa eccessivo, perché poi la gente si rende conto che più di tanto non riesce ad ascoltare, insomma, e poi ho visto che in realtà di narratori ce n'è una caterla, insomma, ne stanno nascendo tanti, insomma, evidentemente, e quindi anche Audible si adegua, insomma, no? Diciamo, aumenta il materiale, aumentando il materiale chiaramente ne va un po' a scapito della qualità, e nel momento in cui si trova di tutto e non tutto di grande qualità è anche sempre più difficile orientarsi, insomma, in questo mare diventa difficile. E secondo me, ripeto, se voi vi scegliete un buon canale di YouTube dove qualcuno narra e avete un po' fiducia anche di questa persona, lo seguite di giorno in giorno, non è solo il mio ovviamente, insomma, non di YouTube, poi ci sono anche altre piattaforme, insomma, no, che offrono lettura, insomma, mi riferisco anche al mio amico Pieri, per esempio, no, non vi costa niente e avete la possibilità, secondo me, di ascoltare più cose, poi di affezionarvi anche a una voce, insomma, insomma è una cosa che alla lunga può diventare più gratificante, insomma, e soprattutto non spendete niente, poi avete anche la possibilità di interagire, insomma, con noi, c'è la possibilità di creare uno scambio, un dialogo, di chiedere, ma anche, insomma, nei limiti del possibile ci si viene incontro, no? Poi anche, stando da questa parte, insomma, riusciamo anche a vedere quello che funziona e quello che non funziona, no? Ritornando sempre anche al mio amico Maupassant, mio amico ormai scomparso da tanto tempo, ma ormai siamo diventati amici perché ci conosciamo attraverso le sue opere, e un po' alla volta faticosamente stiamo arrivando anche a esaurirle tutte, poi mi dispiacerà perché attraverso anche il mio amico Maupassant, nel momento in cui mi accorgo che vi piacciono, che le ascoltate, che fanno subito un determinato numero di visualizzazioni, è chiaro che insisto anche su questo, magari a scapito di altro, no? Però poi le dinamiche sono così, no? Si basano sull'offerta, su vediamo come viene accolta l'offerta, e se viene accolta bene io insisto finché posso, insomma, no? Finché ho materiale e vedo che questo materiale vi piace, vi interessa, lo seguite, io, insomma, ve lo do, ve lo offro. Così, mentre se propongo anche altre cose, poi vedo che, come la poesia, per esempio, vedo che non vi piace molto la poesia così come la propongo io, insomma, amate di più la poesia letta con tanta retorica, insomma, una retorica di immagini, una retorica di musica, una retorica anche di, come dire, di intonazione, no? Cioè quell'intonazione un po', no? Così, il tono asciutto, secco, insomma, la cosa non vi convince molto, o non vi convince proprio la poesia, quindi, insomma, io ogni tanto faccio dei tentativi, poi mi fermo. Mi piacerebbe se mi suggeriste dei poeti che vi piacciono, delle poesie che volete ascoltare. Ovviamente, cioè, poi mi arrivano suggerimenti tutta l'Iliade, insomma, no, insomma, le poesie ovviamente richiede più tempo, non per essere letta, ma va bene, insomma, io leggo volentieri poesie, purché venga poi visualizzata, insomma, no? Grandi poesie non fanno 100 visualizzazioni, allora uno si dice perché, no? Stiamo su quello che garantisce una maggiore visibilità. Come siete accorti, vi ho proposto, no, ultimamente, delle cose di autori, diciamo, poco conosciuti.
secondo me, cose anche di un certo valore, libri interi, insomma, no? Mi riferisco al velo del mio amico Caffarena e mi riferisco anche a un'altra opera completamente diversa, un altro libro intero completamente diverso, sempre del mio amico Tommaso Vescera, due lavori, due modi di scrivere completamente all'opposto, due mondi all'opposto, però tutti e due interessanti, insomma, no? Sono due libri interi, completi, che potete leggere gratuitamente, insomma, no? Allora, ecco, mi viene un'altra riflessione da fare, no? C'è qualcuno che poi dice, no, che si propone, no, come scrittore che scrive un libro, no? E magari si lamenta perché, come dire, perché non glielo comprano, no? Ciò presuppone che qualcuno sia disposto a pagare questo libro per poterlo leggere. Dopodiché ti accorgi che tu glielo offri gratuitamente, glielo offri da letto, uno ha solo la fatica di mettersi lì magari a letto e di ascoltarlo e non paga niente, eppure non lo fa. Allora, insomma, no, anche la gratuità ha un valore relativo, insomma, no? Come possiamo pretendere che qualcuno compri un nostro prodotto, lo paghi e poi lo usi anche con una certa fatica, con un certo impegno, se poi glielo diamo lì gratuitamente, glielo mettiamo lì già letto, basta solo che ti stai con la cuffietta e te lo ascolti, gratis, e neanche questo lavoro si fa, insomma, no? È questo mondo, evidentemente, che fare all'interno di questo mondo? Accettarlo così com'è? Siamo fatti così. Programmi, beh, insomma, oltre a questi due libri ho recuperato anche, vi ho messo anche il video di 10 anni fa, insomma, no? Di questa mia amica che era Maria Giovanna Giorda, che è morta nel marzo di quest'anno, aveva una sua età, insomma, no? Perché già 10 anni fa aveva 86 anni, e comunque è una persona di una grande, molto estroversa, di una grande simpatia e anche di una grande intelligenza. E lei aveva scritto un po', amava scrivere racconti infantili, insomma, tirar fuori la sua freschezza giovanile, fanciullesca. E appunto c'è un video in cui parliamo insieme di questa saga dei forsennati che lei ha scritto e per la quale, insomma, ha ricevuto anche degli insulti, diceva. Beh, io questo opuscoletto me l'aveva dato anche con, come dire, con l'invito a leggerlo, insomma, a leggerlo ad alta voce, a proporlo, e quindi io adesso, anche così, in onore, in ricordo, insomma, di questa persona scomparsa, l'ho letto a puntate, però l'ho anche condensato, insomma, una cosa che si ascolta in un'ora e mezza, perché è ricco di invenzioni, di fantasia, ecco, un altro tipo di scrittura, chiamiamola anche ingenua, ma di un'ingenuità intelligente, che ha degli spunti di satira, dei nonsense notevoli, ma che fanno sempre pensare, riflettere, insomma, è una cosa divertente e nello stesso tempo interessante, nuova, diversa, insomma, e quindi ve la offrirò anche condensata, l'ho messa in 6 puntate, ma vi farò un unico video. Ascoltatelo, perché comunque è divertente, paradossale, rispetto anche a certa altra comicità paradossale stupida. Questa è una, infatti, per fortuna, insomma, c'è stato uno di voi che l'ha commentato e ha capito questa ricchezza che c'è all'interno di questo modo di scrivere e l'ha apprezzata. Ecco, quindi un'altra cosa che ho fatto, insomma, recentemente, che ho postato. Poi ho pronto per voi due bellissimi racconti, uno anche abbastanza lungo, sono 2 ore e mezza di racconto, di uno scrittore di cui ho già letto altri due racconti. Siamo sempre sui russi e siamo sempre nel periodo grande, insomma, no?
a cavallo della metà dell'Ottocento, insomma Turgenev è nato nel 18 ed è morto mi pare nell'83, ma insomma Turgenev è venuto in contatto con i grandi della letteratura del suo tempo, no? A cominciare da Dostoevskij e da Tolstoj, di cui era contemporaneo, insomma abbastanza, e che mi pare anche tirato fuori da qualche guaio di tipo economico, insomma, nel senso che si erano un po' indebitati al gioco e lui gli ha prestato denaro. Ma poi mi pare sia stato anche in amicizia anche con Hugo, e poi ha scritto anche un racconto dedicato a Flaubert, insomma, e anche con Maupassant. Quindi, insomma, c'è in questo scrittore, insomma, questo contatto. Poi, insomma, c'è anche questo, non dico sodalizio, ma insomma appartiene a quel modo di scrivere, di cultura vittoriana, a cui appartiene anche Hitworn, per esempio, di cui sto leggendo e ho letto anche abbastanza i racconti, e che mi piacciono, insomma, è un altro autore da conoscere. Ho pronto per voi anche un'opera poca nota di Hitworn, che l'ho già letta, mi basta solo postarla, che è 20 giorni con Julien, che insomma è questo racconto di 20 giorni che lui ha passato solo con suo figlio, insomma, che aveva allora, non so, 5-6 anni, insomma, no? E c'è questa descrizione dialistica di questi giorni passati con questo figlio, in cui c'è una specie di continuità, di ripetitività di queste giornate, ma anche una novità in ogni giornata, insomma, questa riscoperta che lui fa di questo figlio, questa osservazione, insomma, giorno per giorno. Hitworn, che poi era amico anche di Melville, insomma, e quindi, no, vediamo, riassunti, insomma, ritroviamo qua grandi, insomma, questi che ci fanno vedere invece come si scrive, insomma, no? Ricordate che nel video precedente vi ho parlato, insomma, no, di questi racconti anche di Melville, no, che ho postato. Vorrei ripostarvi, a proposito di Melville, anche Butterby, lo scrivano, insomma, vorrei riproporvelo a distanza, magari un po' migliorato nella qualità audio. E quindi ho pronti questi due racconti di Turgenev. Uno è l'ultimo racconto che lui ha scritto, che si chiama Clara Militz, e si intitola Dopo la morte, ed è una storia molto molto bella. L'altro invece nel titolo ha Padre Alexei, insomma, sono due storie che hanno comunque qualcosa in comune, questo magari lo troverete voi ascoltandole. Non c'è ironia in queste storie, c'è una grande drammaticità, però sono storie che sono scritte in maniera meravigliosa, semplice, non hanno neanche tante metafore, non hanno bisogno di metafore, sono storie molto umane, e sono umane perché soprattutto c'è un'analisi psicologica, insomma, c'è un'attenzione al mondo psicologico, insomma, che ha a che fare poi anche con la pazzia, insomma, no? Cioè il primo, insomma, il racconto di Padre Alexei, insomma, no? Che ha un figlio che gli dà dei problemi, e gli dà dei problemi perché ha delle idee di influenzamento, insomma, delle allucinazioni, insomma, e c'è la storia di questo vissuto, di questo rapporto con questo figlio allucinato, ma è interessante vedere come si svolge, come lui descrive questo mondo del figlio. È un modo molto attento, insomma, cioè un'analisi fatta quasi da un tecnico, insomma, da un esperto di questo tipo di patologia, insomma. Cioè voi troverete la descrizione in questo racconto di qual è anche il mondo di uno schizofrenico. E l'altro, questo racconto di Clara Militz, Dopo la morte, insomma, è la storia di un innamoramento a prima vista, di una donna che si innamora di un uomo che è al teatro, che la sta guardando a teatro, insomma, no? E che
e che poi gli scrive, vuole conoscerlo e lui in qualche modo si sottrae perché ha dei problemi nella sua relazione con le donne. E lei a un certo punto si uccide, non essendo riuscita a conquistare quest'uomo al primo incontro. Una volta lui maturerà il fatto di essere responsabile, insomma, no, di questa morte, e cercherà di ricostruire questa figura di questa donna, andrà a trovare la sorella, parlerà con la sorella, insomma, e capirà tutto un mondo, e poi lui stesso subirà un processo attraverso questa riscoperta di questa donna e del suo rapporto con lei, che continua, che continua a influenzarlo, e si sentirà in qualche modo influenzare sempre di più dalla presenza di questa donna, fino al finale che non vi dico. Due racconti scritti in maniera meravigliosa, essenziali, ben piantati, nel senso che ogni personaggio è tratteggiato in maniera lucida, splendida, essenziale. Sono personaggi che ci risultano immediatamente simpatici, accattivanti, insomma, ma più che simpatici, veri, insomma, sono personaggi carichi di umanità. Quindi Turgenev, di Turgenev trovate anche altri due racconti nel mio canale, Primo Amore e un altro di cui in questo momento mi sfugge il titolo. E quindi magari farò una piccola directory anche per Turgenev e spero di leggere ancora altri racconti che magari una volta che si esauriranno i racconti di Maupassant ci sarà anche del posto per altre storie di Turgenev, che sto scoprendo ora, insomma, come un grande scrittore, insomma. E poi vediamo, insomma, cercherò di proporvi anche delle cose poco conosciute, insomma, no? di farvi scoprire altri autori poco noti, ma che, insomma, che abbiano però delle qualità. Alcuni li ho già pronti, ce n'è uno molto simpatico che ha a che fare con, anzi vi dico anche il titolo, ve lo posterò, insomma, si chiama La Botte, ma è molto simpatico, pieno di trovate originali. Va bene, grazie allora, grazie per esservi iscritti in 30.000 in questo canale, speriamo di offrirvi ancora, non vi ripeto le cose che sono comunque ancora in lavorazione, ma che attendono di essere portate avanti, spero soprattutto di riuscire anche ad andare un po' più avanti con L'Uomo Senza Qualità, ma purtroppo anche L'Uomo Senza Qualità vedo che pochi ne apprezzano le qualità, e allora poche sono le qualità e poco sono apprezzate le poche qualità, non mi incentiva molto ad andare avanti, se non la mia passione personale, il mio divertimento nel leggere questo libro che è carico di un'ironia amara, insomma, no? Che ci fa capire, usando il tono dell'ironia, della satira, ci fa invece capire molto bene la realtà e la complessità di un'epoca. E non a caso Musil ci ha lavorato sopra 32 anni senza finirlo, a questo libro. Un grande saluto a tutti, arrivederci.